Nell'ultima gara della regular season della Serie A si affrontano Nigro Novego e Gruppo Gorla. La prima occasione per Nigro Novego con il calcio d'angolo e il tap-in di Jack Formaggia parato da Saverio. Al terzo minuto altra chance per Nigro Novego con Suffer che ruba palla e poi calcia col sinistro ma non trova la porta. Al quindicesimo la prima chance per Gruppo Gorla con il corner pennellato da Cuseo e la deviazione al volo di Motta, il pallone però termina lato. Al diciannovesimo Gruppo Gorla sblocca il risultato con un lancio millimetrico di Della Cella per l'infantino che sull'uscita del portiere lo salta con un delizioso tocco sotto. Al 36esimo Cuseo premia il taglio di Matteo Rossi che salta il portiere in uscita e viene steso. Il conseguente penalty viene trasformato dallo stesso Matteo Rossi con un bel piattone per il 2-0 di Gruppo Gorla. Al terzo della ripresa ci prova a soffrire su punizione centrale parata in due tempi da Saverio. Al 12esimo corner battuto dal solito Cuseo e Anesi che anticipa tutti di testa ma il pallone termina fuori. Al 19esimo Cuseo si invola tutto solo, salta Grisetti in uscita e mette dentro il 3-0 di Gruppo Gorla. Nel finale Nigro Novego prova a riaprire la gara prima con un penalty trasformato da Suffre, quindi Serafino Grisetti innesca Marco Trebino che si allarga sulla sinistra e poi in diagonale chirurgico firma il 2-3. A tempo scaduto Gruppo Gorla chiude definitivamente il match con una combinazione tra Cuseo e Infantino che firma la doppietta personale. Gruppo Gorla conquista così la vittoria e il secondo posto nella regular season. Con Motta, finito bene il campionato con la vittoria 4-2 sul Nigro Novego. Un bilancio di questa prima parte della stagione, soddisfatti oppure non troppo? Sì, prima parte nel senso che giustamente poi noi veniamo fuori ultimamente e ci teniamo tutte le energie un po' per i playoff. Però sì, diciamo che storicamente difficilmente sbagliamo le partite che contano. Ogni anno che si riparte si fa un po' più di fatica a ingranare, gli anni passano, però poi quando conta tiriamo fuori ancora il carattere che sappiamo di avere. Ecco, anche oggi l'avete dimostrato, no? È stata una partita vinta anche con l'esperienza, visto che contava comunque arrivare secondi, ci siete riusciti. Questo è un po' lo spirito del Gruppo Gorla, no? Esatto. Poi alla fine diciamo che, come vedi, basta sempre una mezza sbavatura per riaprire. Loro di fatto non hanno mollato fino alla fine, quindi è stata comunque una partita intensa. Già all'andata meritavamo qualcosa di più, avevamo lasciato i 3 punti sul campo in casa, ce li siamo ripresi, dai. Ecco, dunque Gorla adesso date appuntamento a tutti gli avversari per i playoff, ci vediamo con la semifinale, insomma, esatto. Gorla c'è. Esatto, come sempre direi. E Gorla is on fire. Bravissimo, ciao, grazie. Ciao.